E allora è arrivato il momento della nostra colazione. Il caffè è sul fuoco, lo capisco dal rumore che Paolo Gentile ci sta offrendo e che ci fa venire voglia di caffè. Dunque, io presento subito l'ospite di questa mattina. Abbiamo con noi il neo presidente ANTAB, Sabino Persichella. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. Fa un po' strano dopo tanti anni ormai seduti uno accanto all'altro durante SOS Telebari parlare di presidente ANTAB, ma tant'è, noi non parleremo di lavoro questa mattina, cercheremo di capire chi è Sabino Persichella, chi è l'avvocato Sabino Persichella. Lo faremo come sempre anche con l'aiuto delle foto che lei ci ha inviato e che tra pochissimo manderemo in onda. Io però una cosa la voglio anticipare, molto calcio presente nelle sue foto. Beh, sì, diciamo che è una costante della mia vita, ci sono, no, delle cose importanti. Tra queste, certamente, il calcio occupa uno dei posti di rilievo. Ma soprattutto la sua famiglia, Presidente. Allora partiamo da questa: sua figlia e tutta la sua famiglia. Ho detto sua figlia in apertura perché, ovviamente, è la luce dei suoi occhi. Beh, sì, è chiaro che mia figlia è la cosa principale, poi la mia compagna, il cane. Mia O la madre, cana, come dice lei. ecco, questa vedi, è mia figlia con la quale mangiamo in un pranziamo in un ristorante stellato, perché noi siamo quelli che amano il lusso, no? Ci basta un panino. Qui siamo in montagna dove ormai andiamo ogni anno in Alto Adige, con la cana e con Claudia. E sono momenti fondamentali, no? Cioè, la vita è questo, poi tutto il resto sì, è importante, fondamentale, però devi mettere delle cose che ti fanno star bene. Qui stavo bene, nell'altra foto stavo bene, guarda che panorama qui. Sono delle situazioni che soltanto in Alto Adige trovi, e questo è proprio l'affetto per i cani. Io ho sempre voluto un cane fin da piccolo, non l'ho mai avuto, ho soddisfatto il mio desiderio, soddisfacendo il desiderio di Emanuela, e quindi in questo modo, no, Tra l'altro siamo ricordiamo andati che il suo cane è avanti. stato anche protagonista di siparietti simpatici anche all'interno della nostra trasmissione. Ricordo durante il lockdown quando ci collegavamo ad esempio via online, via Skype, insomma lei era da casa magari o dal lavoro. Ricordo che si è inserito spesso nelle nostre discussioni il suo cane, ovviamente facendoci sorridere. La cana è anarchica, quindi decide lei quando Come è giusto che sia. intervenire, se partecipare o meno. Quando decide di partecipare, lei partecipa e quindi interviene anche nelle trasmissioni pubbliche. Hai visto, no, nelle altre foto, altri due posti del cuore, no? C'è Rosa Marina, dove, voglio dire, ho passato la mia vita, e poi ci sono le Isole Tremiti, che sono uno dei posti più meravigliosi del mondo, fortunatamente ancora sconosciuti, cioè non troppo conosciuti dal turismo di massa, e quindi ancora un luogo dove puoi andare, rilassarti, ascoltare il rumore del mare. E dove tutti vorremmo essere in questo momento, Dove, sì, Presidente? diciamo che anche con questa temperatura, Tremiti conservano il loro fascino. Poi ho la mia compagna che insistentemente interviene su tutti, a segnare le Tremiti con un pennarello qualora venga dimenticato, in tutti quelli che sono, no, le rappresentazioni grafiche della Puglia, perché è fondamentale che ci si ricordi anche di Tremiti. Presidente, torniamo al calcio. Lo abbiamo nominato prima perché lo vedemo tra un po' nelle foto, presente anche molto il calcio. Tra l'altro, approfittiamo del momento per svelare anche qualche altarino. Ad esempio, lei gioca spesso a calcetto. È capitato spesso durante le nostre puntate insieme che gli arrivasse, non so, zoppicando con un mal di schiena per qualche infortunio durante le partite. Ma sì, Per ma non parlare della sua voglia, ovviamente, di non essere presente in SOS, ma invece di partecipare alle puntate con Enzo Tamborra del TV questo è un Sport. desiderio sempre mai celato, sempre espresso. Qui vediamo, ci sono due in questa foto, no? Ci sono i capelli, che è una cosa che sfata, no, il mito Un bel che ricordo, sia Presidente. nato senza averli, esattamente. E poi c'è uno dei tanti tornei fatti al Di Cagno con i soliti amici, e qui invece siamo allo stadio, perché Bari è una cosa che ti entra nel cuore. Anni e anni di Curva Nord, poi ci siamo un po' imborghesiti, nel senso che i tempi non consentono di arrivare troppo presto allo stadio, e quindi
sono anni che facciamo l'abbonamento in Tribuna Ovest. Il calcio, io dico sempre che finché sarò in piedi continuerò a giocare a calcio, finché riuscirò a stare sulle gambe. Poi naturalmente no, io continuo a ritenermi fortissimo sui campi da gioco. Su questo potremmo lanciare un sondaggio, non dovrebbe dirlo da solo. No, ma lo lanciamo perché ce ne sarebbero troppi detrattori che invece metterebbero in discussione queste capacità e queste qualità. Però voglio dire, tutti i calciatori si sentono un po' Maradona quando sono sul campo da calcio. Presidente, allora, lo abbiamo detto in apertura, questo è uno spazio in cui non si parla di lavoro, però una domanda devo fargliela. Lei comunque è stata alla presidenza di AMIO, adesso di AMTAB, ruoli comunque non solo di responsabilità ma anche parecchio impegnativi. Quanto questo toglie tempo alla sua vita, alle sue passioni, alla sua famiglia? Quanti sacrifici deve fare? Beh, guarda, i sacrifici sono tanti. Diciamo che innanzitutto toglie tempo alla professione, no? Cioè, certo. Toglie tempo allo studio e quindi allo studio professionale, e quindi limita molto l'attività professionale. Per quanto riguarda la famiglia, è chiaro che insomma sono sacrifici. Poi man mano che si iniziano a creare degli assetti organizzativi, no? Che funzionano sempre di più, è chiaro che riesci a ritagliarti sempre maggiori spazi. Certo è che, ecco, per quanto tolgano tempo, nonostante i sacrifici, anche qui con un'organizzazione personale su alcune cose fondamentali, in alcuni momenti fondamentali, non si discute, ci devo essere. Quindi che sia la ripetizione di una materia per scuola, no? Lo studio assieme a Emanuela, supera quasi tutti gli impegni, ecco, o certamente ci si organizza per esserci, perché poi quando no, devi fare i conti con la quantità e punti sulla qualità, e quindi provi a esserci nei momenti cruciali, e quelli sono immancabili, perché poi altrimenti veramente non si vive solo per lavorare. Noi proviamo anche a lavorare per vivere, così. Lei sta fumando, lo sento dal modo di parlare. Ma no, era semplicemente il caffè, perché è l'ora del caffè, quindi stavo dando. E quindi dando si prende il caffè. Però si sa che dopo il caffè, tassina, per chi fuma almeno. Presidente, chi voleva essere Sabino Persichella da bambino? Voleva essere un veterinario, questa era la mia passione più profonda. Questo volevo prendermi cura degli animali in particolare e di tutte le persone che ne avessero bisogno. Poi la declinazione sugli animali era quella tipica dei bambini, quindi cani, gatti, qualsiasi cosa. Però c'era questa forma di voler dare un supporto a chi ne avesse bisogno. E poi, sai, veterinario non sono diventato. Diciamo che nel mio piccolo provo a realizzare comunque questo obiettivo di dare un... No, parlare di sostegno già sarebbe tanto, no? Di far sentire la vicinanza a chi ne ha bisogno, e quindi improntando sempre in qualsiasi occasione tutti i rapporti, che siano professionali o amicali, su un senso di condivisione, no? Cioè star vicino alle persone, far sentire forte il valore delle persone. Non siamo numeri, non siamo oggetti. E quindi è fondamentale, ecco, ragionare anche col cuore, che sembra un ossimoro, però è proprio così. E su questo ci fermiamo, Presidente. Io la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro buona giornata, buon lavoro e buona sigaretta. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Grazie al Presidente, al neo Presidente di AMTAB, Sabino Persichella.